è un campionato che regala colpi di scena inaspettati, perché Cospea e il Villa Glory fino a qualche settimana fa sembrano lontani dai radar del secondo posto. Invece ora chi vince questa sera si prenderà la seconda piazza a discapito degli Erpoli, che sono reduci da una brutta sconfitta contro i White Devils. Dal campo Passepartout di tennis da Marco Lompietti, questa è la sfida valevole per il girone B di Serie B. Questa è la partita tra Al Villa Glory contro Cospea Futsal. Poi ancora un contrasto che favorisce Paolo Lupetti, che elabora il destro che passa tra le gambe di Buono e porta subito avanti Cospea. Dopo neanche 120 secondi è Paolo Lupetti a far gridare Cospea Futsal ai propri ultra. È 1-0 Cospea. Vincettini, la calcia lontano con gli attraversi, incredibile. Poi Lupetti va giù a calcio di punizione. Ma che cosa ha fatto Vincentini? Pallone Lupetti, bravo Giovannini che gli ha usato via. Allora Lucarelli va a impastire il contrattacco con Giovannini. Informazioni dal Villa Glory con Lucarelli che calcia e Vincentini ci mette il piede. Pocarzone va dentro, Vincentini così così nell'esecuzione. Poi il tiro di Mazzetto, Vincentini ancora col piede. Sta crescendo però la squadra di Liberati. Lupetti, l'ottimo anticipo a parte di Pocarzone. Poi Lucarelli passa in qualche modo. Lucarelli, la risposta ancora di Vincentini che sta parlando un po' di tutto in questo avvio. Cozzolino, Vesigna, prima azione del talento numero 7 che si prende subito la scena con questo diagonale. Che giocata, che giocatore! Mattia Vesigna accende subito le luci del match con una giocata fantasmagorica. Bella la palla di Lucarelli che premia la corsa di Giovannini. Che bella azione, queste sono le belle trame che può fare al Villa Glory. Sciocco l'errore. Lucarelli, finta, ora la tocca sì per Valeriani che trova il pertugio giusto che dimezza lo svantaggio. Appena entrato Tiziano Valeriani, l'uomo a gettone di Al Villa Glory, fa subito valere la sua presenza da capitano. Lucarelli interviene in maniera lecita su Cozzolino. Lucarelli subito su Giovannini, a un passo dall'immediato 2-2 Al Villa Glory. Vesigna, subito il numero ancora, Vesigna mette il turbo. Vesigna ha colpito un palo incredibile, non è ancora finita. C'è Bay che calcia di nuovo con la direzione in corner. Pallone dentro ancora e Bongarzone si è divorato il gol del pari. Vesigna, la sterzata di Mattia Vesigna che calcia alto dopo la posizione. Partita si sta scaldando, bravissimo qui Calzoni con una ruleta riesce a servire Vesigna che calcia sull'esterno della rete. E a rilanciare Vesigna, cerca il numero col tacco, Vesigna, Bongarzone rimane giù, Vesigna cerca il cucchiaio! Ma che cos'è? Ma che cos'è? Mattia Vesigna, un gol sensazionale, un cucchiaio da metà campo, una rete magistrale tra le proteste dei giocatori del Villa Glory che volevano un contatto tra Vesigna, forse col gomito, su Bongarzone. Le immagini sono queste. Quello che è più importante è che Vesigna con questa doppietta porta a 3 il conto dei gol ed è una rete fantasmagorica. Altro cucchiaio in tanta distanza, sempre Vesigna. E Buono stavolta è stato superlativo. Termina qui la prima fase di gioco, un primo tempo molto nervoso, molto tosto, ma fatta anche di belle giocate. È 3-1 per il Cospea. Villa Glory che è riuscita a trovare il gol soltanto su soluzione da fermo. Ci prova con Lucarelli che sguscia bene. Vicentini para e sulla ribattuta Mazzetto trova il salvataggio provvidenziale di Calzoni. No, non era salvataggio provvidenziale di Calzoni perché il pallone è uscito senza che lui lo toccasse. Allora siamo già da quest'altra parte con Medici che riesce a toccarla su Lupetti. Chiude bene Bongarzone. Ancora la pressione di Gaetano Medici che deve fare attenzione a non far falli inutili. Ma Lupetti bravissimo a togliere questo pallone, sta facendo una partita eccezionale Lupetti, di maturità. Lupetti passa ancora, insiste il 99, la mette dentro, c'è il tocco con un braccio di Bongarzone. Ma la partita e la maturità di Paolo Lupetti questa sera sono lodevoli. Parte Calzoni, in corsa di Calzoni che buca le gambe di Buono e porta sul 4-1 Cospea. Esplode la torcida del quartiere rosso-verde e ora i ragazzi di Rossi sono sul 4-1, rassicurante più 3. Si allarga anche Lucarelli, Bongarzone lo premia. Lucarelli apre il piazzato verso Giovannini, Rossi salva tutto. Lupetti intercetta, attenzione a Paolo Lupetti che va andare in contropiede, c'è un 3 contro 2, Lupetti premia Medici, Medici contro Buono, Medici! Il ritorno di Ghet! Cospea vola sulle ali dell'entusiasmo, 5-1 contropiede letale della formazione rossoverde che sta legittimando una supremazia totalitaria, una crescita fantastica e va a segno anche ai Medici con questo bel piazzato di destro. Anche perché il muro non sono riusciti a sfondarlo, ci provano ora con Giovannini che prende Bongarzone, Bongarzone di rientrare sul suo sinistro, ci riesce, va sul secondo, c'è Mazzetto, Vincentini, l'allunga in corner. Rossi viene attenzione su Paolo Lupetti, le finte ubriacanti di Lupetti che passa in qualche modo, Lupetti!
alla fine si salva in qualche modo la difesa in maglia nera, anche se Lupetti ha fatto un altro gran bel pezzo di paura. Prova a accendere ora Giovannini, la giocata verso Bongarzone che apre dalle parti di Mazzetto, che calcia sul fondo. Lupetti, sale ancora per Lupetti, doppio passo, indemoniato Lupetti che avanza, il suo diagonale esce fuori non di molto. Giovannini a perde, riparta qua Lupetti, 2 contro 2, si propone Cozzolino, Lupetti attende, calcia e coglie un incredibile palo. Gran giocata qua di Paolo Lupetti, migliore in campo a mio avviso per distacco in questa partita. La scarica verso Valeriani, perde l'attimo, poi lo ritrova il pallone, traversa di Valeriani, la palla però dopo sbatte sulla schiena di Vincentini e va in porta. È il gol del 5-2, ancora Tiziano Valeriani a dare un alito di speranza al Villa Glory. Buono il pallone che propone verso Bongarzone, si gira Valeriani, Vincentini, Vesigna, l'Arfiona, Vesigna, bravissimo, buono, che resta che in piedi fino all'ultimo, negando la gioia di un altro gol a Vesigna. C'è il fallo di Vesigna, un po' ingenuo su Bongarzone, e dona di fatto un tiro libero al Villa Glory. Mazzetto, tiro libero contro Vincentini, va Luca Mazzetto, Vincentini si oppone in corner. La gioca su Mazzetto, anche perché Cozzolino ha ricoperto bene il numero di Mazzetto, che si va con un tunnel. Mazzetto, la parata di Vincentini, che giocata di Luca Mazzetto. E quindi un altro tiro libero per l'ingenuità di Calzoni, ma il pubblico Cospea sembra fregarsene perché la squadra sta vincendo. Bongarzone, alto, e finisce qui. Cospea vince, è seconda in classifica, stacca Liverpool, stacca il Villa Glory, è la grande festa rossoverde che continua il suo percorso di crescita, il suo percorso che lo sta avvicinando sempre più ai quartieri alti del campionato. Per la Villa Glory è una frenata che può bruciare, che può mettere in difficoltà invece il proprio cammino verso i posti utili per giocarsi a Serie A.